evento drammatico, al di là di dove accade, molto spesso ormai viene vissuto attraverso i media come un momento di appartenenza e finisce con il creare problemi soprattutto ai bambini. Di questo parliamo del ponte Morandi crollato a Genova, ne parliamo con Erika Panchieri, psicologa dell'età evolutiva. Una situazione, quella di Genova, che i media hanno prodotto in maniera molto consistente e che tutti hanno avuto modo di vedere, e anche i bambini. Cos'è accaduto dal suo osservatorio? Allora, che è successo in questi giorni è stato un allarmarsi generale di molti genitori e di molti insegnanti, che si sono posti un po' il problema rispetto a se e cosa raccontare ai bambini di quello che è accaduto, perché al di là poi dei bambini, delle famiglie direttamente coinvolte da questa tragedia, non ci possiamo dimenticare che appunto i media diffondono le informazioni e le immagini, e non possiamo pensare che i bambini e gli adolescenti rimangano isolati da tutto questo, da tutta questa informazione. E quindi quello che si è scatenato è stata un po' una richiesta di consigli rispetto a intanto se raccontare o no, e poi cosa e come. Questo per cercare di aiutare i bambini a non a vivere meno drammaticamente possibile, con meno paure possibili, quello che la televisione mandava in onda. E quello che... Quindi partiamo dal sé. È il caso di dire ai bambini quello che è accaduto e quello che accade, anche magari poi in forma generale? Noi abbiamo due strade fondamentalmente davanti. O speriamo che i bambini non vengano a contatto con un'informazione, ma abbiamo poche probabilità in questo senso, perché appunto le televisioni, i media, ma anche semplicemente un compagno di spiaggia, visto il periodo, aumentano fino ad arrivare alla quasi certezza la probabilità che questa informazione arrivi. E abbiamo a quel punto un problema che ci sposta però necessariamente sulla seconda strada. Il problema è che l'informazione al bambino può arrivare sbagliata, può arrivare incompleta, può arrivare distorta. Allora la seconda strada è quella di essere noi per primi adulti, quindi il genitore, un familiare, a raccontare quello che è successo, in modo da dare un'informazione per quanto possibile completa, ma sicuramente veritiera. Al di là delle singole sensibilità, come ci si approccia a dare a un bimbo una notizia come questa, o comunque una notizia nefasta? Allora, non dobbiamo indulgere nei dettagli, non sono importanti, possiamo limitarci al minimo, ma quel minimo deve essere vero. Quindi le notizie, le informazioni di base che ci consentono di trasmettere questa informazione, cercando di arrivare alla fine del nostro dialogo con un messaggio di rassicurazione. Quindi l'importante è che l'evento che viene raccontato, in questo caso parliamo del crollo di un ponte, ma vale in realtà per qualsiasi tipo di possibile trauma, quindi di evento spiacevole, far sì che l'evento venga percepito come un evento raro, o meglio non così frequente. Quindi l'importante è che il bambino non abbia la sensazione che questo evento, o meglio la certezza che questo evento possa capitare nell'immediatezza a lui o ai suoi cari. La seconda cosa è cercare di dare ai bambini una sensazione di controllo e di sicurezza, quindi non è un evento imprevedibile che può accadere da un momento all'altro senza nessun tipo di avvisaglia, ma è un evento che può essere in qualche modo previsto, che può essere non così fortuito, altrimenti rischiamo che i bambini possano sentirsi in balia e allora l'emozione passa sopra al razionale e diventa poi difficile da gestire, che è poi l'obiettivo, aiutare a gestire quella che è l'emozione che in quel momento il bambino prova di fronte a questa notizia. Queste paure molto spesso sono anche dei genitori oltre che dei bambini, cioè l'essere inadeguati nel presentare un'informazione come questa. Anche loro si rivolgono a lei? Anche gli adulti hanno questo tipo di difficoltà, ce l'hanno di partenza, quindi sono adulti che cominciano ad avere paura a prendere l'autostrada, che cominciano a farsi delle domande in più, che nei giorni successivi hanno fatto un po' fatica a dormire, insomma dei segnali di disagio che ci sono stati.
Rispetto ai figli, è chiaro che questo va ad influire su come la notizia viene trasmessa ai bambini, perché è chiaro che se siamo noi i primi spaventati e preoccupati, poi diventa difficile raccontare questa notizia. Ecco quindi che il genitore a volte preferisce evitare, ed evita sì per proteggere il bambino, ma anche un po' per proteggere se stesso dall'essere messo di fronte al bambino in difficoltà, ma anche a se stesso in difficoltà nel tirar fuori quella che è l'emozione che prova in quel momento. Lei gestisce nel quotidiano lo sportello Scuola Ascolta, quindi il contatto con gli adolescenti e con i genitori è quotidiano. Continuerà questa esperienza che l'ha vista protagonista a Chiavari come punto di riferimento davvero importante sia per la scuola che per i genitori? Sì, fortunatamente il Fondo Chiara Rama per l'ennesimo anno ha confermato il finanziamento, quindi tutte le scuole che sono state coinvolte negli anni precedenti stanno riconfermando la loro adesione, e quindi ci sarà lo psicologo, io e la collega Chiara Feno ci dividiamo le scuole, insomma, e saremo presenti sulla maggior parte delle scuole del territorio anche il prossimo anno scolastico. Questo sì.